Buongiorno a tutti, oggi vi mostreremo un servizio realizzato dalla nostra classe prima A della scuola media di Paesana. Il servizio è dedicato al tema dello sport, che sarà la chiave di lettura per conoscere le abitudini del nostro paese. I dati che l'Istat ci mette a disposizione sono tantissimi e noi giovani giornalisti abbiamo dovuto lavorare molto per operare una selezione. Come si osserva da questo prospetto ventennale, anni 1995-2015, la maggioranza degli italiani non pratica né sport né attività fisica. La passione per lo sport raggiunge la quota più elevata. Dai 25 anni il numero di coloro che praticano lo sport comincia a diminuire, per lo più 42,7% per mancanza di tempo e impegni legati alla famiglia e lavoro. Ma quali sono gli sport più praticati? Contrariamente a quanto avremmo immaginato, i dati in nostro possesso vedono in testa ginnastica, aerobica, fitness e cultura fisica. Se però esaminiamo la situazione per fasce d'età, la situazione cambia. Tra i bambini fino ai 10 anni è il nuoto lo sport più praticato, segue il calcio, poi la danza. Il livello di istruzione incide fortemente sulla scelta di fare sport. Il 51,4% di chi pratica sport è laureato e il 36,8% è diplomato. Ma perché fare sport? I giovani come noi, fra gli 11 e i 14 anni, lo praticano per divertimento, per piacere, per gioco. Gli adulti, invece, sono spinti dal desiderio di mantenere una buona forma fisica. Ma quante ore vengono dedicate allo sport? Proprio i bambini di 6-10 anni e i ragazzi di 11-14 anni sono le fasce d'età che vi dedicano più tempo, con una media di 2-4 ore settimanali. Le differenze territoriali sono grandi. Nell'anno 2018 l'attitudine alla pratica sportiva continuativa risulta prevalente nel nord-est. Abbiamo voluto provare a fare un po' gli statisti a casa nostra, a Paesana. Il comune si trova nella provincia di Cuneo, provincia detta anche Granda, e infatti seconda in Italia per numero di comuni e quarta per superficie. Le informazioni estratte dalla banca dati 8.000 censi mostrano la popolazione esistente in netto calo, ma il livello di istruzione fortissima ascesa con valori più che raddoppiati. Per avere dati aggiornati abbiamo anche consultato l'anagrafe del comune. Il numero di residenti attuali è 2.687 e il tasso di natalità continua a essere molto basso. Ma parliamo dello sport a Paesana. Qui nel 1984 è stata fondata la società polisportiva dilettantistica Valle Po, con lo scopo di far giocare a calcio e a volley i ragazzi di Paesana e di tutta la Valle Po. Paesana è in linea con la tendenza nazionale di avvicinamento allo sport da parte delle generazioni più giovani. Lo dimostra il fatto che il numero degli iscritti in poco più di 10 anni è quasi triplicato. Lo sport qui da noi, comune di montagna, è particolarmente importante. È uno strumento di amicizia, di aggregazione e emancipazione. Da Paesana è tutto. Chiudiamo il collegamento. Grazie a tutti voi, cari spettatori, per l'attenzione. Evviva lo sport, evviva l'Istat!